giornata a tutti. Oggi sole, luna, Giove, Venere, tutti concentrati nel cielo. Chiaramente questo aiuta alcuni segni, ma altri potrebbero sentirsi un po' sottotono. Io avevo avvertito i nati Scorpione che magari da ieri ci sarebbe stato qualche conflitto. Premetto che non ce l'ho con nessuno, perché a volte accade che ci sono dei periodi in cui i pianeti sono controversi. Allora in quel momento si nutrono dei dubbi, ci sono delle perplessità, e io le devo rivelare da astrologo, devo dirlo. E alcuni si sentono colpiti. Poi lo Scorpione è un po' suscettibile. Vi adoro, per carità, tra l'altro avremo delle stelle migliori, però adesso con questi pianeti opposti forse potreste sentirvi proprio giudicati, stanchi. Sapete quanti Scorpioni in questi giorni devono dare, come si dice, troppi resti? Cioè devono essere presenti in famiglia, devono essere presenti con i figli, con i genitori, magari sono reduci da un momento particolare, hanno vissuto un piccolo dispiacere. Tutto si supera. Poi lo Scorpione ha una forza eccezionale. Io dico sempre che è governato da Marte, perché è il pianeta, diciamo, più estemporaneo, quello di cui noi vediamo gli effetti immediatamente, il nervosismo, la forza, la volontà di azione. Però non ci dimentichiamo anche Plutone, che in astrologia, altro governatore dello Scorpione, rappresenta l'inconscio. Voi avete sempre un grande desiderio, quello di vivere in maniera serena, però chissà come mai vi ritrovate sempre accanto delle persone un po' complicate. Ecco, in questi giorni non complicatevi la vita da soli, e soprattutto pensate che maggio è un mese che vi darà presto delle soddisfazioni. Molte opposizioni saranno più allentate, saranno direi anzi superate dal 23. L'acquario uguale, ecco, cari Scorpioni, mi metto assieme a voi così ci facciamo coraggio insieme, perché questo novilunio pesa un pochino, e pesa anche per alcuni problemi fisici. Io stesso ne sto pagando le conseguenze, ve l'assicuro. Le stelle non mentono, almeno per quanto mi riguarda. Però se avete avuto un acciacchetto anche dalla scorsa settimana, non è un caso. Probabilmente in questi giorni vi chiederete anche se alcune scelte sono quelle giuste. Per esempio i più giovani, quelli che hanno iniziato da poco un rapporto sentimentale, prima lo hanno desiderato a tutti i costi, adesso magari potrebbero vedere nelle pieghe di questo legame qualche problema, soprattutto se si ha a che fare con una persona troppo gelosa, una persona troppo ossessiva. Ecco, l'acquario ha bisogno veramente di gratifica in amore. Però ricordo che dal 23 avremo un cielo migliore, che giugno sarà un mese particolare, quindi io devo sempre mettere in guardia dalle azioni impulsive, perché l'acquario, quando una cosa non funziona, lì per lì dice basta, me ne vado, e se ne andò sbattendo la porta. Poi magari si pente, quindi non agitiamo le acque adesso, che c'è un cielo così strano, no? Aspettiamo almeno la fine del mese, quando si avranno le idee più chiare. Magari è un piccolo granello, non una grande montagna, quello che in questo momento appare come insuperabile. E il segno del Leone, il terzo segno, che oggi si becca, tra virgolette, questo novilunio strano, che però, viste le stelle importanti che avremo da fine mese, le stelle eccellenti che avremo da giugno, secondo me rappresenta solo una pausa di riflessione, una sorta di check-up esistenziale che qualcuno adotterà per capire se sta facendo le cose giuste oppure no. Quindi in amore è tutto giusto? Ci sono delle chance? Se avete avuto una separazione, un problema, state percorrendo la strada migliore? E nell'ambito del lavoro, visto che voi vi impegnate sempre e siete maggiormente redditizi, forti, quando iniziate una sfida, siete sicuri che questo sia un momento giusto per vincere? Perché se alcune competizioni adesso non possono essere vinte poiché non siete al top della forma, penso che almeno per 2 settimane vi dovrete fermare. Poi da giugno ne avrete di scelte da fare e di sfide da accettare. Il segno dell'Ariete, 3 stelle, piccola marcia indietro, che però non corrisponde ad un diciamo ad una debacle, perché comunque in questo momento avete delle belle idee. Questo è un cielo importante per chi si ripropone di cambiare vita, di sposarsi, convivere, incontrare un grande amore. Ecco, l'Ariete mi piace perché non devo insistere troppo. Ci sono dei segni zodiacali che dopo una storia d'amore finita male ci mettono tempo prima di recuperare, no? La Vergine, il Capricorno, persino il segno del Toro. E voi no, voi ci credete all'amore, o comunque pensate che è sempre meglio lanciarsi in un progetto piuttosto che rimanere fermi. E se vi dovrete leccare le ferite, vabbè, tanto poi le ferite si rimarginano. Allora, c'è una bella persona? Sì, grandi progetti per l'estate. Non c'è? Cercatela. E per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone idee in mente. La giornata di oggi sembra solo un po' frenetica.
cercate anche di mettere a posto contenziosi di carattere economico, legale. Per il segno zodiacale dei pesci, questo è un cielo importante, ma ci sono delle piccole tensioni che non mancano mai nella vostra vita. Sarà perché ti amo, recita la canzone? Forse è proprio così, perché voi più amate e più pretendete e più avete paura magari di perdere delle situazioni importanti. Vivono bene quelli che hanno un amore fisso, che hanno una stabilità sentimentale, però devo dire che anche in questi casi a volte il segno dei pesci vuole variare sul tema, Il tema del tradimento torna nella vita, subito o desiderato. La giornata di oggi invita alla prudenza. Andiamo al segno della Vergine. Secondo me state di nuovo ritornando in sella, nonostante le perplessità, i cambiamenti di cui ho tanto parlato, che per qualcuno addirittura sono desiderati da marzo dell'anno scorso. Pensate da quanto tempo. Chi si ferma è perduto e voi non vi perderete certamente adesso. Certo è che non farete più reticenza. Se delle persone sono con voi, bene, altrimenti viaggerete da soli. Venere vi aiuta a viaggiare verso l'amore. Il segno zodiacale dei Gemelli ha una settimana interessante con qualche piccolo acciacchetto. Ora io non posso e non voglio fare il medico, e se avete dei problemi andate dal medico, mica andrete dall'astrologo. Però se ci sono dei problemi articolari o magari in questi giorni siete un po' sotto pressione, cercate di superare la cosa chiamando chi di dovere, cercando un esperto. Comunque, a parte questo, questo è un cielo bello, bello, bello per le relazioni, per l'intuito, per le grandi sensazioni che porta. Ecco, la vostra fantasia è come un aquilone, ora si alza e voi potete guardare il cielo che è azzurro, anche in vista di Giove che entrerà nel vostro segno da giugno. Sagittario, l'invidia, che brutta bestia, voi non sapete cosa sia, anzi siete molto generosi, ma qualcuno attorno a voi vi guarda con sospetto. Le relazioni che nascono ora sono molto importanti, incontri piacevoli. Bilancia, preparatevi ad una seconda metà della settimana interessante, poi vi vedo veleggiare alti verso un giugno che porta soddisfazioni in più, quantomeno ci sono delle riconferme. Il segno del Toro, 5 stelle, oggi con Sole e Luna in buon aspetto, Mercurio in ottimo aspetto e anche Venere amica, potete dire quello che volete e anche soprattutto iniziare a pensare a qualcosa di bello da fare nei prossimi giorni. Il segno zodiacale del Cancro è veramente molto forte e rafforza anche le persone che ha attorno. I rapporti con Toro, Scorpione, Pesci possono essere molto importanti. Dimenticate le traversie, le polemiche di aprile. Capricorno, cielo importante, chissà che oggi non arrivi una bella soddisfazione. State attenti però alle persone che vi stanno attorno, non tutti i soci sono affidabili, non tutte le persone a cui avete dato fiducia nel passato rispondono alle vostre richieste. In amore siete persino pronti al perdono, chi ama raddoppia, chi lascia non raddoppia, ma potrà avere un'occasione in più anche in questo stesso mese. Per oggi è tutto, ma con l'oroscopo ci sentiamo domani, ovviamente la traduzione continua. Ciao ciao!